Ciao carissimi, benvenuti o bentornati sul mio canale e benvenuti insieme a me in un gioco che io ho adorato da quando è uscito e adoro tuttora, tanto che sono andata a ricercarmelo e a scaricarmelo un'altra volta per rigiocarlo insieme a voi. Si tratta di Siberia, un gioco di Microids, realizzato con la collaborazione, di un grande disegnatore che è Benoît Sokal, che già nel 1999 aveva realizzato i disegni per Amerzone, un altro gioco che consiglio per gli appassionati di questo genere. Siberia avrà poi dei sequel dopo il 2002, Siberia 2 e Siberia 3, e nel 2021 ne ha previsto un altro che io sto ovviamente attendendo con ansia perché, essendo appassionata del genere, non vedo l'ora di vedere che cosa avranno realizzato. Ora, di che cosa si tratta? È un punta e clicca, uno dei primi punta e clicca che io abbia mai giocato insieme a Myst e a River e naturalmente a quello che ho già citato, Amerzone, e anche tanti altri, ma questi sono quelli che mi sono rimasti più nel cuore, soprattutto per i dettagli grafici e l'ambientazione. Come potete vedere già dalla schermata d'inizio, si tratta di un'ambientazione tipo steampunk e io adoro le ambientazioni di tipo steampunk. In questa storia in particolare cominceremo a conoscere Kate Walker, che è un avvocato di New York, che si deve recare in Francia a Val-de-Lene per concludere l'acquisto di una fabbrica di giocattoli della famiglia Vorarlberg. Dovrebbe incontrare Anna Vorarlberg, ma Anna purtroppo muore prima che lei arrivi a Val-de-Lene. Sembrerebbe che non ci siano eredi, in realtà spunteranno delle novità che andremo a vedere poi più avanti. Intanto cominciamo insieme una nuova partita. Ecco, come vi avevo già anticipato, appena Kate arriva a Val-de-Lene, assiste a una cerimonia particolare. C'è un carro funebre accompagnato da degli automi, perché comunque la fabbrica Vorarlberg è una fabbrica famosa nel mondo per la costruzione dei suoi automi, che sembra proprio che abbiano vita propria. E hanno in particolare questa chiave che si vede, diciamo, all'esterno, della schiena di tutti gli automi, che caratterizza proprio, è come un marchio di fabbrica della famiglia Vorarlberg. Ora il feretro viene portato nel cimitero, ci sarà tutta la funzione a cui naturalmente noi non assistiamo, ma andremo direttamente in albergo per posare, insomma, i nostri effetti personali. Eccoci qua, siamo quasi in albergo, siamo quasi arrivati e veniamo accolti naturalmente da uno strano personaggio che ha questo automa, ma vedremo che gli automi saranno proprio il cuore pulsante di tutto il gioco e naturalmente il cuore pulsante di tutta Val-de-Lene e di tutte le ambientazioni che poi andremo a scoprire man mano durante il gioco. Quindi avrete capito che è un gioco oltre che punta e clicca con una sua storia e di stile adventure. Ora andiamo ad interagire. Quando il cursore diventa una specie di coroncina o comunque una specie di ingranaggio, noi possiamo interagire con gli oggetti che ci circondano. Come credo e spero possiate sentire, fuori piove, ci sono i tuoni e quindi l'ambientazione, insomma, è una delle migliori per poterci rilassare. Bene,
Benissimo, qua abbiamo il volantino che ci dà il benvenuto a Valle di Lena. Si parla naturalmente solo che della famiglia Vorarlberg e dei suoi automi, ripercorrendo un po' la storia della famiglia, che già dal XIII secolo, quindi già vi dicevo che da tantissimo tempo, produce automi, che sono questi, come dire, non sono delle semplici marionette. Okay, ma sono proprio qualcosa di più, qualcosa quasi, come dicevo prima, dotata di vita propria. Qui c'è quindi la storia di tutti i predecessori di Anna. Abbiamo Charles Vorarlberg, abbiamo Rodolphe Vorarlberg e poi infine avremo Anna Vorarlberg, che dal dopoguerra ha in mano la manifattura familiare. Quindi possiamo uscire da questo volantino e chiamiamo naturalmente il receptionist, che poi è anche il padrone dell'albergo. Per farlo dobbiamo cominciare a interagire con gli oggetti che ci circondano. Quindi qua manca qualcosa e qui manca qualcosa. Ecco, Servirebbe una chiave. infatti Anna stessa dice, scusate Anna. Kate stessa dice servirebbe una chiave, quindi dobbiamo guardarci intorno e qua sulla scrivania, sul bancone, c'è una chiave che possiamo prendere e possiamo richiamare nel menu, eccola qua, e mettere nella schiena del nostro piccolo automa. Poi premiamo il pulsante ed ecco qua che il campanello si attiva per chiamare il padrone dell'albergo. Eccomi, eccomi, sono qui. Ok, penso che lei debba fare le presentazioni. Buongiorno. Buongiorno. La società per cui lavoro ha fatto una prenotazione. È lo studio legale Marson & Lormont per Kate Walker. Signora Walker, certamente. Le abbiamo riservato la camera 6, è al primo piano. Grazie. Benissimo. Ci hanno riservato la camera Vorrei 6. vedere la camera ora. Come desidera, signora. Perfetto. Ora, se ci spostiamo un pochino più in là, abbiamo notato un ragazzino. Questo ragazzino si chiama Momo. Buongiorno. Buongiorno. Cosa stai facendo? Posso vedere? No, difficile. Lavoro di Momo, difficile. Ecco, è un ragazzino un po' restio a parlare, ad esprimersi. Ti chiami Momo? Io sono Kate. Momo fa come Hans, disegna. Hans. Non disturbare Momo, il lavoro di Momo è difficile. Mi fai vedere il tuo disegno? No, non finito, vai via. Quindi, Momo, Va bene, ti lascio lavorare. non vuole collaborare con noi. Non c'è problema, lo lasciamo lavorare e ritorniamo dal padrone dell'albergo. Benissimo. Buongiorno. Buongiorno. Anche se ogni volta ci dice buongiorno, buongiorno, buongiorno. E Vorrei quindi, vedere la camera ora. ok, Come desidera, signora. sarebbe il caso di vedere la camera e magari di prendere anche il bagaglio. Vediamo. Ah, basta, non ce la faccio più a portare questa valigia. Vediamo se qualcuno può aiutarmi. Perfetto, vediamo se il signore è così gentile da poterci aiutare. Buongiorno. Buongiorno. Ogni volta purtroppo si ripete sempre la stessa scena, ma il gioco era fatto così e Può quindi. aiutarmi con la valigia, per favore? Ci scusi, signora Walker, ma a volte veniamo meno ai nostri compiti. I clienti sono rari e si dimenticano le buone maniere. Quindi è lei l'americana? Allora è vero quello che si dice? Lei è qui per l'acquisto della fabbrica? No, fabbrica, casa di Anna. Casa di Hans. Come? Vuoi stare zitto, ragazzino maleducato? La nostra cittadina non deve averle fatto una buona impressione, ma cerchi di capire, oggi è un giorno di lutto. C'è stato il funerale della signorina Anna. Momo triste, ma Hans non morto, Hans lontano. Anna racconta Momo. Anna vuole bene Momo. Basta, Momo! Smetti di dare fastidio alla signora! Sparisci! Non farti più vedere! Scusi, eh.
dicevamo. Ah sì, la signorina Anna. È una grande perdita per Valadilen, davvero. Senza contare che con la sua morte la fabbrica sarà costretta a chiudere. Ma lei è qui per impedirlo, vero? Il nostro futuro è nelle sue mani. Anna. Anna Vorarlberg, morta. Eh sì, Anna Vorarlberg è morta e nel frattempo Kate non ne sapeva nulla, naturalmente. Lo apprende soltanto dopo essere arrivata a Valadilen. Quindi viene condotta nella sua stanza. Questa è la sua camera, signora Walker. Spero che sia di suo gradimento. Eccoci qua. La lascio riposare. Sicuramente l'aspetterà molto lavoro. Sa, per noi l'acquisizione della fabbrica è una cosa positiva. Saremo contenti di assistere alla rinascita economica della vallata. Ah, se lei avesse visto com'era Valadilen un tempo. Non aveva uguali. Arrivavano da tutto il mondo per comprare gli automi Vorarlberg. Hanno lasciato posta per lei. Per qualsiasi cosa, signora Walker, la prego, non esiti a chiamarmi. Ecco, è arrivato un fax per noi, sicuramente dalla nostra dallo studio legale. Vediamo che cosa c'è scritto. Ok, ci confermano che la Universal Toys Company vuole concludere la trattativa di acquisto della fabbrica Vorarlberg. Quindi noi dobbiamo assolutamente far mettere una firma a quest'atto di acquisto. Allora, il problema adesso è però che Anna non c'è più e quindi qualcosa dovremo fare. Dovrei informare Marson della morte della signora Vorarlberg. Spero che non complichi la situazione. Non sarei contenta di restare qui a lungo. Esatto. Allora, tutto ciò che possiamo fare a questo punto è telefonare al nostro capo e chiedere istruzioni, quindi cercare di capire che cosa dobbiamo fare. Troviamo il numero dell'ufficio e gli telefoniamo. Marson e Lormont, buongiorno. Il signor Marson, per favore. Sono Kate Walker. Rimanga in linea. Pronto? Kate? Allora mi dica, come procede il nostro affare? Sono arrivata a Valadilen. Temo ci sia un piccolo contrattempo, signor Marson. Madame Vorarlberg è morta. Mi dispiace molto, ma avevamo previsto questa triste eventualità e mi sembra di ricordare che lei non abbia eredi. Sì, esatto, ma... Dov'è il problema, Kate? Contatti direttamente il suo notaio. Le faccio inviare dalla mia segretaria un fax con il suo indirizzo e la lettera di presentazione dello studio. Ottimo, signor Marson. Bene, la devo lasciare adesso. Kate, mi tenga al corrente. Eccoli, quindi abbiamo informato il nostro capo, il signor Marson, del decesso di Anna e lui naturalmente insiste col fatto che dobbiamo andare con lo stesso dal notaio e in qualche modo ottenere la cessione della fabbrica. Oltretutto di sotto abbiamo sentito parlare di un certo Hans, cioè Anna ha detto a Momo qualcosa riguardo questo Hans. Ma chi sarà Hans? Cerchiamo di capirlo magari andando dal notaio o comunque facendoci un giro per Valadilen. Vediamo, quindi scendiamo di sotto e intanto vediamo di farci dare il fax che è arrivato dalla nostra ditta. Ecco qua, albergo molto affascinante con tutte queste linee. Ok, allora, richiediamo a questo signore. Sono ancora io. Signorina Walker. Perfetto, abbiamo un po' di cose da chiedergli. Innanzitutto... Per caso è arrivato un fax per me, per favore? Forse, mi è sembrato di sentire il telefono suonare. Ok, innanzitutto potrebbe il fax. Potrebbe controllare, per favore?
Subito, signorina. Grazie. Eccolo. E qui abbiamo il fax con la lettera di presentazione per il notaio di Anna Vorarlberg e lo mettiamo in tasca. Grazie. Non c'è di che. Perfetto, chiediamo ancora un po' un paio di cosette a, al nostro amico dell'albergo, vediamo. Il ragazzino che era qui ha parlato di un certo Hans, chi è? Momo parlava di Hans Vorarlberg, era il fratello minore di Anna Vorarlberg, ma è morto molto tempo fa. Noi non l'abbiamo neanche conosciuto. Eccoli. Chiediamo chi è. Il ragazzino che prima era qui a disegnare. Suo figlio? Che Dio me ne scampi. Niente affatto. Momo non è un cattivo ragazzo, è solo un po' sempliciotto, ecco tutto. Che rapporto c'è fra lui e Anna Vorarlberg? Momo è un po' come lo scemo del villaggio. E la signora Anna lo aveva preso sotto la sua ala, ecco. Senz'altro le ricordava il fratello. E poi... chi si assomiglia si piglia, non è così? Vuole dire che Anna Vorarlberg era un po' sempliciotta? Oh no, non oserei mai. Oh, era una persona solitaria, molto introversa, nient'altro che questo. Ecco qui, quindi cominciamo a farci un'idea di chi fosse Anna Vorarlberg. Tanto qualcosina sugli automi. Sono davvero carini questi piccoli robot meccanici. Ne ho notati parecchi a Valla di Len. Attenta, non si azzardi a dare del robot agli automi Vorarlberg. Se vuole essere accolta con calore, non pronunci mai più quella parola. Qual è la differenza tra un robot e un automa? Se devo dire la verità, esattamente non lo so. Beh, chiacchiera parecchio, però poi alla fine non è che sia tanto informato. Vado questo a visitare signore. Un po' Valla di Len. A dopo. Benissimo. Come desidera, signora. Ok, allora, torniamo dove Momo aveva lanciato qualcosa per terra. Andiamo a vedere di che cosa si trattava. Ok, erano degli ingranaggi, delle ruote dentate. Guardavo se questo fosse stato interattivo, ma non lo è. Se guardiamo sul tavolo, ce ne sono ancora un paio, questo e questo, e sul tavolo notiamo anche un disegno che probabilmente ci verrà utile in seguito. Quindi teniamolo bene a mente e poi vedremo magari di che cosa si tratta. Perfetto, allora, visto che qua non c'è più niente da fare, possiamo uscire e andare a farci un giretto. E magari andare a cercare la casa del notaio. Andiamo da questa parte. Ok, intanto vi faccio notare l'architettura, come dicevo prima, il paesaggio è steampunk, quindi c'è tutto questo stile, chiamiamolo post-industriale, con tanto ferro battuto, tanto vetro, cemento naturalmente, mattoni e cemento, ma insomma sono mescolati in un insieme che è comunque piacevole all'occhio, o almeno, ripeto, a me piace molto, ecco, questo stile, quindi forse è per questo che mi ha affascinato tanto questo gioco che per essere dell'epoca che era, insomma, parliamo di 18 anni fa, era un gioco già abbastanza sviluppato, ecco. Sentiamo il fornaio che cosa ha da dirci. Buongiorno, è possibile comprare qualche cosa al forno? Ah no, signorina, non è possibile, non siamo aperti. Posso aspettare un po'? Impossibile, sono chiuso tutto il giorno per lutto. Mi scusi, le faccio le mie condoglianze. Non si preoccupi, è per la morte di Madame Vorarlberg. Tutti i negozi sono chiusi. Decisione del sindaco. Torni domani. Domani non sarò più qui. Pazienza. Ok, quindi abbiamo capito che il sindaco ha
dichiarato lutto cittadino per la morte di Anna, che sicuramente era un personaggio fondamentale per la cittadina. Quindi andiamo avanti e cerchiamo di capire quale potrebbe essere la casa del notaio. Allora, qua ci fermiamo davanti a un portone dove c'è qualcosa da guardare, quindi sicuramente questa è una casa degna di nota o comunque di importanza. Sulla panchina c'è qualcosa e quindi vediamo di raccoglierlo, magari ci verrà utile più avanti. Allora, si tratta di un giornale, la Gazzetta di Valladilène, mercoledì 17 aprile 2002, e c'è il necrologio di Anna Vorarlberg, in più un editoriale e della pubblicità. E quindi, insomma, lo possiamo mettere in tasca e andiamo a vedere se riusciamo a entrare in casa del notaio. Ok, qua di nuovo abbiamo un congegno, naturalmente sempre regolato da un automa, e qui manca qualcosa. Sembra che manchi un pezzo perché possa funzionare. Esattamente, manca un pezzo. Allora, andiamo a recuperare nei documenti la lettera di presentazione, cioè il fax numero 2 che ci è stato mandato dallo studio legale di New York. Lo recuperiamo e lo mettiamo in mano all'automa. A questo punto facciamo così e in questo modo l'automa legge la lettera di presentazione. Naturalmente l'automa è collegato col notaio, che legge quindi il documento e ci fa segno di entrare il nostro automa, quindi siamo autorizzati a entrare nello studio del notaio. Perfetto. Allora, qua abbiamo intanto una scrivania, qua ovviamente torneremo indietro. Qui abbiamo un qualcosa. Innanzitutto dovrei parlare con il notaio. Ok, che non possiamo prendere al momento, quindi vediamo di avanzare. Molto bene, qua abbiamo una scrivania molto grande che dovrebbe essere gestita idealmente da una segretaria che non c'è. E quindi cosa notiamo qua sulla scrivania? Un timbro con la scritta approve. Quindi in qualche modo poi ci verrà comodo per timbrare probabilmente qualcosa che ci servirà più tardi. Entriamo nella stanza del notaio. Buongiorno, signor notaio. Lei deve essere la signorina Walker. Ha fatto buon viaggio? È andato tutto bene, grazie. La prego, signorina Walker, si accomodi. Eccoci. Allora, ci accomodiamo naturalmente come ci ha suggerito il notaio. Immagino sappia cosa mi ha portato qui. Certo, infatti la aspettavo. Benissimo, allora cominciamo a parlare con lui della nostra missione. Signorina Walker, temo che la vendita della fabbrica Vorarlberg non sarà così semplice come previsto. Eppure le cose sembravano definite. Abbiamo ottenuto il consenso di Anna Vorarlberg, un consenso che neppure la sua morte può mettere in discussione. Devo assolutamente essere a New York entro dopodomani e il mio cliente è impaziente di concludere la transazione. Capisco, capisco, signorina Walker. C'è un erede, signorina, ecco, Walker. Ci sono dei problemi. Come? Un erede? Sì. Che io sappia, Madame Vorarlberg non si è mai sposata. E l'ultima volta che abbiamo parlato al telefono non mi ha fatto nessun accenno a questo dettaglio. Signorina Walker, mi creda, ne sono sorpreso quanto lei. Anna Vorarlberg mi ha fatto recapitare una lettera 2 giorni prima della sua morte. Mi creda, signorina Walker, se lo avessi saputo prima glielo avrei fatto sapere. Ora le leggo la lettera. Stimatissimo dottore, io sono ormai molto anziana. Ho la sensazione che in questi giorni la vita mi stia abbandonando più velocemente di quanto avessi previsto e temo che non sarò più fra voi quando arriverà il momento di firmare la vendita della mia amata fabbrica. Quindi devo fare una confessione. Hans, mio fratello minore, è ancora vivo. Non dubito che stenterà a crederci, eppure questa è l'incredibile verità.
la sua morte e la sua sepoltura, che senz'altro lei ricorderà nonostante all'epoca fosse molto giovane, non furono che una sordida farsa orchestrata da nostro padre. L'idea che il suo unico figlio maschio desiderasse lasciare Valadilen e quindi non gli sarebbe succeduto alla guida dell'azienda di famiglia gli fu insopportabile. Una volta partito Hans, lui preferì crederlo morto e soprattutto farlo credere a tutti quanti, costringendomi a custodire questo grave segreto. Lo ripeto, Hans è ancora vivo. Alla mia morte diventerà il legittimo e unico erede della nostra fabbrica. Molto bene. Stabilito che Hans Vorarlberg non è morto, non si deve fare altro che fargli firmare il contratto. Immagino che si sia già messo in contatto con lui. Dove posso trovarlo? Il seguito della lettera ci informa che Hans Vorarlberg si trova da qualche parte in Siberia. Le lascio la lettera, così può leggerla con calma. Ecco lì, perfetto. Allora, non solo Anna è morta, ma esce fuori che c'è un erede, ed è Hans, quel Hans di cui parlava Momo. A questo punto, che cosa succede? Mi sa tanto che se vogliamo far firmare l'atto di vendita ad Hans, dovremmo raggiungerlo in Siberia. Qualcosa mi dice che dovremmo fare proprio così. E quindi, insomma, ora magari sentiremo anche la Marson, vediamo che cosa dicono, ma mi sa tanto che il nostro scopo ormai sia quello, e sarà molto difficile che entro un paio di giorni si possa di nuovo essere a New York. Anna Vorarlberg non aggiunge nient'altro? Sfortunatamente, signorina Walker, adesso ne sa quanto me. Tuttavia, per la legge le cose sono chiare. Se vuole concludere la transazione, deve assolutamente ritrovare Hans Vorarlberg. E ho il sospetto che fra il cadavere che dovrebbe riposare nel cimitero comunale e il fantasma che vaga nella lontana Siberia non ci sia da stare tanto allegri. Ma creda, signorina Walker, sono il primo a dispiacermi per questo increscioso inconveniente. Sì, mi dispiace. Ma ora cosa faccio? Forse potrebbe cercare di saperne di più dagli archivi della fabbrica Vorarlberg. La chiave è a sua disposizione nella sala d'attesa. Il mio ruolo in questa storia si è concluso con questa lettera. Ora ho bisogno di riposare. Non godo di buona salute e il medico mi ha proibito di lavorare troppo a lungo. Non la trattengo oltre, signorina Walker. Non dimentichi di chiudere la porta quando esce. Addio, signor notaio. Ok, siamo stati accomiatati quindi dal signor notaio e possiamo a questo punto uscire dall'ufficio con la nostra lettera e la coda tra le gambe, nel senso che eravamo convinti di riuscire in qualche modo a fare le cose in fretta e invece niente. Qua c'è la famosa chiave che infatti avevo cercato di prendere prima, che ci apre le porte della fabbrica Vorarlberg, quindi in qualche modo andremo poi a vedere insomma questa storia di Hans, cercare di capirne un pochino di più. Molto bene, cerchiamo di tornare verso l'albergo. Di sentirti. Come stai, tesoro mio? Il tuo viaggio è andato bene? Ti sei sistemata? Lungo, faticoso e umido, ma va bene, sto bene. Soprattutto quando tu... Tutto procede come previsto? Sì, ecco, veramente no. Non è proprio quello che mi immaginavo, sai, qui tutto è talmente diverso. A proposito, cara, sono riuscito a liberarmi per domani pomeriggio. Verrò a prenderti all'aeroporto. Spero che il volo da Parigi non sia troppo in ritardo. Ci aspettano i Goldberg verso le 20 in punto. Tesoro, temo che tu abbia solo il tempo per una doccia e per cambiarti. Dan, dubito che domani sera potremo andare dai Goldberg. Non ti preoccupare, Kate. Sarai perfetta come sempre. E poi tu stai bene con qualsiasi cosa.
Dan, devo prolungare il mio soggiorno qui. Ci sono alcuni imprevisti, capisci? Insomma, Kate, non è che una semplicissima fabbrica di giocattoli. La vendita non sta andando come previsto. Sono costretta a rimanere un altro po'. Dan, non sei arrabbiato? Kate, insomma, non puoi farmi questo. I contratti Goldberg valgono comunque milioni di dollari. Lo so, mi rincresce molto. Vacci senza di me, io rientro appena posso, te l'assicuro. Bene, ti devo lasciare, ma ti richiamerò presto. Ti bacio, tesoro. E voilà, quindi abbiamo un fidanzato. Probabilmente più preoccupato di perdere soldi piuttosto che del benessere di Kate. Ma pazienza. Quindi cerchiamo di andare verso il cancello della ditta e di cercare di aprirlo con la chiave che ci è stata data. Quindi dobbiamo inserire qualcosa. Sembra che manchi un pezzo perché possa funzionare. Esattamente, quindi dobbiamo inserire il pezzo che manca. Eccolo qua. Voilà. Inseriamo la chiave telescopica, giriamo la chiave e apriamo la porta. Ed eccoci arrivati nei giardini della fabbrica Vorarlberg. Benissimo. Il resto lo vediamo nella prossima parte di Siberia. E io sono curiosa, tanto quanto voi, di riscoprire e rispolverare le avventure di Kate. Vi ringrazio di essere stati con me. Vi aspetto per il prossimo video. Ciao a tutti. Ciao ciao.